Guardate, un paesaggio classico. Il mare, la riva deserta, gli olivi, il sole, le cicale, la pace, la sonnolenza. Tutto rimasto immobile e intatto dai tempi della Magna Grecia. Ma ora state attenti, lo metteranno a ferro e a fuoco, letteralmente. Perché? Quando vivevano Platone e Archimede, questo olivo era già nato. A morte. Dopo 2000 anni, diverto da una forza infernale, schiantato giù nella polvere come uno stecco. Si aggirano gli orribili dinosauri di metallo. Via gli olivi, via le vecchie casupole, via le cicale e l'antico incanto mediterraneo, via. Le bestiali macchine vogliono fare il deserto. Una landa piatta senza un filo d'erba. L'hanno già fatto. Poche ore sono bastate a cancellare i millenni. E adesso bestioni preistorici, mugolanti di soddisfazione, tra il sole e il polverone, insistono a schianare, pestare, livellare. Ma perché hanno devastato così? Perché? Perché gli olivi, il sole e le cicale significavano sonno, abbandono, rassegnazione, miseria. E ora qui invece gli uomini hanno costruito una cattedrale immensa di metallo e di vetro per scatenarvi dentro il mostro infuocato che si chiama acciaio e che significa vita. Siamo vicini a Taranto. Questa è la nuova cittadella della Italsider, che sarà grande più di Taranto stessa. Scheletro metallico, che è già diventato fabbrica, che già produce enormi tubi. Migliaia di operai vi troveranno lavoro, tranquillità e fiducia. Centinaia già vi lavorano. Venivano dai campi, dai pascoli, dalla rassegnazione. Oggi si sentono già uomini diversi. Si sentono finalmente vivi e moderni. Non hanno più un senso di vergogna e di invidia quando vedono passare le macchine e i camion targati Torino, Genova, Milano, con al volante quei tipi del nord, con le facce così industriali. Adesso si sentono uguali, altrettanto forti, altrettanto bravi. Ma lasciamo che parlino loro. Diranno magari cose molto semplici, ma abbastanza importanti, garantite. Io ai cantieri navali di Taranto e sono passato qui col siderurgico e faccio manovratore. Ho sentito dire che a Taranto sarà il più grande stabilimento d'Europa. Sono di Massafra, ho lavorato con l'irrigazione, adesso sono passato al tubificio. Mi trovo qui provvisoriamente sui carroponti, ma non appena il cantiere andrà in funzione mi daranno il mio posto di lavoro. Questa è una bella cosa per noi. Ieri non c'era niente e oggi, domani, ci sarà un'acciaieria. Bagnoli, a un passo da Napoli, una delle capitali della siderurgia italiana. Siderurgia, in fondo che brutta parola per delle cose così affascinanti. Questo alto forno, per esempio, dovrà lavorare giorno e notte per 8 anni ininterrotti prima che lo lascino riposare. Giganteschi e misteriosi sono i templi dell'acciaio, solenni e terribili i suoi riti.
Nessuno di noi ci pensa quando al mattino ci facciamo la barba con la lametta, o tagliamo un filo con la forbice, o apriamo con la chiave una serratura. Ma l'acciaio è una creatura tremenda, veramente un mostro. Per poterlo domare, per trasformarlo in cose che gli servano, l'uomo deve farlo impazzire col fuoco. Allora l'acciaio diventa un drago ruggente che ribolle, esplode, si divincola, soffia, urla e vorrebbe dilagare, bruciare, distruggere. Solo quando è al massimo del furore e si direbbe che niente potrà più tenerlo, solo allora l'uomo interviene a castigarlo e lo fa schiavo. Questo è un forno Thomas, nero spaventoso calice con dentro l'inferno. La ghisa fusa è calata nel forno. La ghisa è diventata acciaio. Ogni forno è un piccolo vulcano, basterebbe un suo brevissimo soffio per incenerire un elefante. Le cose vanno così, per dirle molto alla buona. Quando l'acciaio è pronto ben cotto, dai forni viene colato nella siviera, che è una specie di pentola gigantesca, e la siviera poi rovescia il diabolico minestrone nelle cosiddette lingottiere. Nelle lingottiere l'acciaio un po' si raffredda e comincia ad assumere forma, insomma diventa un lingotto. Eccolo. Un lingotto che se ne va a tozzo tra cagnotto e offesissimo, fatto scivolare via dai cilindri del treno Blooming. C'è dentro un furore, una rabbia come tigre caduta nel trabocchetto, ma non ancora incatenata. A distanza, dalla loro cabina refrigerata, i tecnici napoletani manovrano le leve, smistano qua e là i prigionieri di fuoco, insensibili alla loro collera. Li ribaltano, li scaraventano nelle fauci delle macchine inesorabili, che li addenterà, li strizzerà, li stirerà, teneri come sono ancora. Era un blocco appena squadrato al principio. A forza di schiacciarlo, stringerlo, succhiarlo, la macchina, si chiama Treno Morgan, ha ridotto il povero lingotto in tanti lunghissimi spaghetti di fuoco. In gergo si chiamano tondi e vergelle. Pazzi di dolore, sibilando, schizzano fuori dallo strumento di tortura alla velocità di 90 km all'ora. A quattro alla volta si arrotolano intorno a delle grandi specie di rocchetti, dove si spegnerà la loro furia. Sconfitto, umiliato, l'acciaio, poco fa così baldanzoso, eccolo che esce. Altro che drago rovente. Sono tante matasse di vergella che si avviano mortificate a un'oscura vita di lavoro. Treno Levi è invece il nome di quest'altra macchina a castigamatti. Qui il lingotto viene schiacciato peggio di una soggiola. Volente o nolente è obbligato a trasformarsi in un magnifico nastro purpureo. Sbarchiamo a Piombino. Qui gli Etruschi accendevano sul litorale i fuochi dei loro forni. Qui il ferro è tradizione. Operai con padre e nonno che hanno lavorato qui dentro per tutta la vita. Qui c'è tutta una bravura tramandata di padre in figlio, tutta una mentalità e l'orgoglio di essere di Piombino. Dalla fornace incandescente esce lentamente l'idolo purpureo, brulicante di sangue che brucia, si direbbe. Se fosse freddo colore del ferro, non avrebbe nessuna espressione. Così invece è una cosa viva, con dentro una forza tremenda, possente cristallo di fuoco, e si dà delle grandi arie a suo modo. Se sapesse, lui magari crede, il lingotto, che lo conducano in giro per la sterminata cattedrale perché si faccia bello, perché tutti lo ammirino. Ma il nero tenaglione lo tiene stretto fra le sue branche. E sotto c'è tutto un rotolio di arnesi, come un lento spietato vortice che lo porterà al supplizio. Adesso la tenaglia l'ha mollato, ora è solo. Ondeggia, barcolla, perde qua e là dei pezzi di squama come un serpente che cambia la pelle. Scivola, cade disteso. Forse voi stessi ne avete approfittato di questo povero signor lingotto trasformato in rotaie di ferrovia. Senza saperlo ci siete passati sopra. Magari mentre facevate un sonnellino nello scompartimento del direttissimo. Guardate come l'hanno acconciato quel mazzo di aste, quell'asparago di brace che viene portato via a mezz'aria. Macinato dal treno sbozzatore, l'acciaio scivola via, non più tronfio e massiccio bestione, ma in forma di lungo serpente sul quale domani voleranno i treni. Thank you.
rigide e immobili, le rotaie allineate gomito a gomito per passare l'ispezione. Un'occhiata di sopra, di fianco, di sotto, su quelle da riformare un segno col gesso e via, saranno rispedite al forno. Su e giù dalla mattina alla sera, alla fine di ogni giornata 15 chilometri nelle gambe. Che curioso lavoro. Cornigliano, la famosa Cornigliano, nata dal mare, con le sue formidabili architetture aspre e fumanti. Osservate quella torre là a destra, la più alta di tutte? È il nuovo immenso altoforno, non ancora finito di costruire. Anche a Cornigliano, come a Bagnoli e a Piombino, l'acciaio è in marcia. A Taranto ha fondato una grandiosa città. Qui sviluppa ancora i suoi impianti, facendoli sempre più potenti e moderni. E questo è un sintomo importante, che interessa anche l'uomo della strada, perché l'acciaio è un po' il simbolo del lavoro, della prosperità. Se si produce molto acciaio, vuol dire che un paese sta bene. Cosa dicono infatti i grandi della terra per far sapere come sono bravi? Dicono, quest'anno abbiamo prodotto tanti milioni di tonnellate d'acciaio, molto più dell'anno passato. A Bagnoli abbiamo visto i forni Thomas, qui a Cornigliano i forni Martin. Diaboliche stanze dove nasce altro acciaio. Uomini forti, abituati a giocare coi tremendi fuochi, scrutano dentro dalle feritoie come guardiani di un re prigioniero che smania nella sua cella. Il riverbero è tale che per vedere qualcosa bisogna ripararsi coi vetri azzurrati come si fa per il sole. Un'occhiata nella proibita intimità del mostro, dell'orco che si dibatte nel folle delirio del rogo, è un'immagine di primordiale forza scatenata come quando nasceva la terra in un caos di materia informe. Un braccio che non teme il fiato dell'inferno si introduce nella rovente tana, rovesciandovi gli ingredienti e le droghe per la zuppa del demonio. E qui si ripeterà, per il titano in fiamme, il tragitto verso la schiavitù. Liquide cateratte di insopportabile fiamma rigurgiteranno a riempire le siviere con un dilaniante muggito. Ermetico, lento, mostruoso, malvagio, un altro lingotto se ne va, tenuto per aria dalla tenaglia, ancora più cattiva di lui. Là, è scivolato nell'orrenda trappola. Avete notato che guizzo, che colpo disperato di coda? Uno squalo infilzato dall'arpione e impazzito dal terrore. Eccolo che ripassa, trascinato dal treno Blooming. Non sembra più lo stesso, l'hanno spiaccicato come una focaccia. È diventato una bramma. Dal cupo e fiammeggiante santuario, l'acciaio esce a poco, sempre più simile all'acciaio della nostra vita quotidiana. Dopo l'orgia del fuoco, l'acqua si getta a spegnere la febbre, fra inauditi sibili. È anche qui la lotta eterna della vita. Il laminatoio ingoia bramme ardenti, sforna lamiere su lamiere. Scintille e riverberi di sangue. Dalla tempesta è nato il metallo, quello che tutti conosciamo. Ora le scintille sono fresche ed argento, riflessi lucidi e freddi, iridi, arcobaleni, madreperle. Ma ancora il metallo, congestionato di caldo, si ribella all'acqua nemica, la brucia, la dissolve in vapore. Nuove selvagge voci di rabbia, schianti, gemiti, singulti.
La lamina si arrotola e si gonfia. Fra poco la vedrete risplendere. Dalle paurose caverne di Moloch, che sembrano l'inferno, viene fuori una cosa umile e familiare, come la latta. Come il lamierino zincato. Quanto sono dunque difficili gli oggetti semplici e banali della nostra vita quotidiana. Tubi, rotaie, lamiere, tondini. Non c'è minuto della nostra giornata che non abbia a che fare con l'acciaio. L'acciaio ci copre, ci ripara, ci trasporta, ci difende, ci dà da bere, ci sostiene. Viaggiamo nell'acciaio, mangiamo con l'acciaio, ci divertiamo con l'acciaio, lavoriamo con l'acciaio. Il pianeta acciaio, il dio acciaio, il demonio acciaio, il mostro acciaio, l'imperatore acciaio, signore del mondo d'oggi, senza del quale non ci sarebbero né treni, né auto, né grattacieli, né motorette, né frigo, senza del quale non saremmo nemmeno più capaci di respirare. Gli acciai ce ne sono diversi. Uno va bene per fare automobili, l'altro per fare l'involucro dei satelliti artificiali, uno per gli aeroplani, l'altro per i cervelli meccanici, uno per la forza, uno per la velocità e così via. E anche dalla nuda crudezza dell'acciaio può venire la dolce speranza. Questi tubi che vedete escono dal nuovo centro di Taranto. Laggiù si è in pieno lavoro, ci sarà da faticare per anni. Ci hanno pensato su lungamente prima di decidere un'impresa così gigantesca. Hanno deciso di sì. E questa cittadella nuova per il sud è come una strepitosa iniezione di sangue, come un'esplosione di forza. Là dove tutto ristagnava da secoli, come una strepitosa carica di vita calata improvvisamente fra gli ulivi, fra gli antichissimi, sonnolenti ulivi, e subito intorno si propaga una scossa, un fremito, un risveglio. Sì, il lavoro, i soldi, il mangiare meglio, perché vergognarsi? Non vogliamo dire la felicità, ci mancherebbe altro. Però,